Buon pomeriggio e bentornati a una nuova sessione del Festival del Futuro. Ora parliamo di innovazione startup che, come sapete, è un tema centrale per lo sviluppo anche del nostro paese. Da 2012 ad oggi è nato un ecosistema molto numeroso, così come numeroso sarà il panel dei nostri ospiti che ci accompagnerà nel corso della prossima ora a scoprire due aspetti fondamentali. Le opportunità che il nostro ecosistema offre ai giovani imprenditori innovativi, ma anche le difficoltà del tempo presente. Siamo all'interno di una crisi pandemica di ovviamente lunga durata, purtroppo, media-lunga durata, e quindi ci sono delle azioni che sicuramente dobbiamo andare a eseguire per salvaguardare quel patrimonio che abbiamo tanto faticosamente costruito in questi anni. Per parlarne qui con me ci sono appunto 7 ospiti che vi vado a presentare in grande velocità. Inizio da Daniele Meini, New Venture Lead di PricewaterhouseCoopers Italia. Benvenuto Meini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Abbiamo poi Massimo Pasquali, responsabile commerciale delle aziende Banco PPM. Buongiorno Pasquali. Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio a tutti. Angelo Colletta, presidente di InnoVap, che è l'associazione di categoria dell'innovazione italiana. Benvenuto presidente. Colletta si sta ricollegando con noi, c'è stato un attimo un momento di collegamento, ma passiamo magari a salutare intanto Francesco Cerruti, direttore di VC Hub, l'associazione dei Venture Capital Italiani. Benvenuto Cerruti. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Massimo Ciaglia, CEO di Gronectia e partner di Academy Group. Benvenuto Ciaglia. Buonasera a tutti. Mauro Eccetto, presidente dello Studio Torta, con cui affronteremo il tema della brevettazione e della protezione della proprietà intellettuale. Benvenuto, dottor Eccetto. Buon pomeriggio a tutti. E poi il professor Paolo Cellini, che è vicepresidente Product Innovation di Octo Telematics. Benvenuto, professore. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Perfetto, allora se si è riuscito a collegare io incomincerei proprio da Angelo Colletta, che è il presidente di InnoVap. Presidente, è collegato? Buongiorno a tutti, scusatemi, c'è stato qualche problema tecnico, ma succede. Credo di essere online. In quest'epoca di connessioni ovviamente in cui siamo immersi capita anche questo, ma non è assolutamente un problema. Allora, prima di incominciare, riassumo a tutti le regole del gioco. Faremo due giri di tavolo, uno da 4 e uno da 3 minuti. Vi chiedo veramente di rispettare i tempi perché ci sono moltissime cose da dire, ma vogliamo dare un concentrato di informazioni e anche ispirazione a tutti i giovani imprenditori che ci seguono. Allora, io incomincerei proprio con scattare una fotografia dell'ecosistema delle startup così come lo conosciamo. InnoVap è un po' l'associazione di categoria, giusto Colletta? E quindi quali sono i numeri, quali sono le opportunità e le prospettive di questo ecosistema in cui ci troviamo immersi? Ma allora diciamo che all'anagrafe si contano ormai più di 10.000 startup, è chiaro che non tutte queste startup diciamo sono mettiamoci in campo, però sicuramente negli ultimi anni si è visto un numero crescente di attori sul mercato. Abbiamo all'interno della nostra associazione una rappresentanza importante della maggior parte degli incubatori, dopo l'ultima fusione anche con l'associazione dei parchi scientifici, quasi tutti i parchi scientifici italiani, e in più diciamo raccogliamo al nostro interno un po' tutti quelli che sono interessati a fare open innovation. Quindi qual è diciamo la mia fotografia da questa posizione diciamo privilegiata in cui ho piacere insomma di interloquire con molti degli stakeholder dell'ecosistema? Io vedo un sistema brillante dal punto di vista in generale delle competenze e anche della capacità in generale di innovare, un sistema sicuramente che è in crescita anche grazie agli ultimi provvedimenti, che possiamo immaginare un'ulteriore crescita nei prossimi anni, chiaramente complessivamente con ancora due, a mio parere, macro lacune. Una che in parte, diciamo, adesso gli sforzi del Fondo Italiano Innovazione sta cercando di colmare, che è quella della dimensione, diciamo, finanziaria di questo ecosistema, e ci sono poi speaker che meglio di me possono illustrare diciamo questi aspetti, e l'altro invece è una mancanza a mio parere di competenze manageriali per favorire l'internazionalizzazione del nostro ecosistema.
malgrado c'è sicuramente un cambio di passo negli ultimi anni, rimaniamo ancora poco globali e soprattutto c'è una grande difficoltà per le start-up ad accedere alle competenze che gli permetterebbero più facilmente di scalare a livello internazionale. Io ritengo appunto che, risolte queste due macro, diciamo, problematiche, l'Italia non potrà che far bene nel panorama internazionale, come tra l'altro ha sempre fatto bene nel panorama dell'innovazione mondiale. Allora, il presidente Colletta ha citato due elementi chiavi per la crescita dell'ecosistema: i soldi e le competenze, facendola proprio, diciamo, molto semplice, ma sono esattamente le cose di cui abbiamo bisogno e di cui parliamo. Tra l'altro oggi lei citava il Fondo Innovazione, è arrivata una notizia molto importante, ovvero, diciamo, lo stanziamento di 200 milioni proprio per un fondo rilancio dedicato alle start-up, un'iniziativa molto importante che chiedo a Francesco Cerruti, che è il direttore di VC Hub, appunto l'associazione dei venture capital italiani, di commentare. Si è sempre detto che in Italia mancano i finanziamenti per le start-up. Quali sono i numeri di oggi e sta cambiando qualcosa in questo 2020 per quanto riguarda i finanziamenti alle start-up? Intanto dobbiamo dire che il Festival del Futuro porta bene, nonostante in questo formato digitale, nel senso che lei, Luca, faceva riferimento allo stanziamento del fondo a sostegno del venture capital, questi 200 milioni investiti o che verranno investiti dal governo e nello specifico da CDP Venture. Bene, questo provvedimento era stato approvato, pensate, addirittura nel decreto rilancio del maggio 2020. Aspettavamo da appunto qualche tempo che venisse predisposto il decreto attuativo, quindi ironicamente dico il Festival del Futuro porta bene, perché proprio ieri sera abbiamo avuto questa più che piacevole notizia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Fondo. Venendo alla sua domanda, io credo che tutto sia relativo. Se noi abbiamo a che fare con un confronto tra l'ecosistema dell'innovazione in Italia e quello che avviene in altri paesi, anche molto vicini a noi come dimensione geografica ed economica, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere schietti tra di noi e dire con grande tranquillità che ancora siamo in ritardo rispetto ad altri paesi, e però che abbiamo anche tutto il potenziale, io credo, per crescere. Lo diceva prima Angelo, col quale ogni volta che ci vediamo ribadiamo questa cosa: il margine per crescere è molto, e quello che è stato messo in campo nel 2020 sia dalle istituzioni pubbliche che dai privati è molto incoraggiante. Per fare qualche numerico, gli investimenti di venture capital in tutto il 2020 in Europa erano stati di 37 miliardi, quest'anno nei primi tre quarti, quindi fino alla fine di settembre, sono stati 29 miliardi circa. Quindi, nonostante tutto quello che è successo nei primi nove mesi del 2020, prevediamo comunque una crescita degli investimenti a livello europeo in innovazione. In particolare in Italia i numeri dei primi sei mesi del 2020 sono in leggero calo, e direi ci mancherebbe altro con tutto quello che è avvenuto rispetto agli ultimi sei mesi del 2019, ma devo dire, poi immagino ne parlerà, faccio un assist a Daniele Meini, che la crescita del corporate venture capital da una parte e in un certo qual modo del business angeling ha in qualche modo compensato, e quindi possiamo dire di aver assistito in generale a delle buone performance degli investimenti in innovazione in Italia. Guardando al futuro, io credo che le prospettive siano buone, e non utilizzo solo quello che si può definire l'ottimismo della volontà, nel senso che in questo caso anche la ragione mi permette di essere doppiamente ottimista per due principali motivi. Il primo è da ritrovarsi nelle performance delle imprese innovative in questo maledetto anno per tutti noi. Vale a dire che, come è anche emerso da uno studio che abbiamo condotto assieme a EY nei mesi estivi, durante il periodo che è andato da marzo a giugno del 2020, che è stato un periodo terribile, come tutti sappiamo, per le imprese tradizionali, le imprese innovative sono riuscite nella maggior parte dei casi non solo a reggere, ma addirittura ad assumere personale e a crescere. Quindi si sono confermate imprese cruciali anche e soprattutto nelle fasi complicate. Il secondo motivo che mi fa essere ottimista rispetto alle prospettive per questo settore è proprio un atteggiamento molto proattivo, non solo a parole, ma anche nei fatti da parte delle istituzioni pubbliche. Prima il presidente Colletta citava il Fondo Nazionale Innovazione, che, come sappiamo, ha una borsa, ha presentato un piano industriale con più di 1 miliardo di euro a disposizione degli investimenti in innovazione. Questo, assieme a una serie di misure emergenziali e al ruolo fondamentale che rimane tale
dei privati ci fanno, io credo, essere molto positivi rispetto al prossimo periodo. Penso di essere stato giusto nei 4 minuti, avrei tanto da dire, ma proverò a dirlo nel secondo giro. Grazie ancora dell'invito. Perfetto Cerruti, e siamo contenti che anche lei con noi pensi che il Festival del Futuro porti bene al sistema dell'innovazione. Oggi sono arrivate buone notizie, speriamo che continuino ad arrivarne anche per tutti i giorni a venire. Allora, lei ha dato un assist a Daniele Meini, New Venture Lead di PwC Italia, che fa riferimento proprio appunto al venture capital che però viene messo in campo da parte delle imprese coraggiose che hanno voglia di abbracciare l'innovazione. Qual è lo stato dell'arte in questo campo, Meini, e poi cosa fate come PwC Italia, diciamo, per stimolare anche le imprese a dirigersi anche con fondi nei confronti delle start-up? Sì, grazie. Il tema in effetti è un tema che adesso è molto attuale. Io penso che da questo punto di vista si debba un pochino prendere in esame tutti quelli che sono gli strumenti che vengono messi a disposizione delle aziende per poter sfruttare l'innovazione. E da questo punto di vista il corporate venture capital è uno di questi strumenti. In effetti, da un punto di vista prettamente accademico, possiamo immaginare che le aziende possono tipicamente utilizzare diverse alternative, opzioni per studiare l'innovazione. Come sapete perfettamente, poi tutti gli altri colleghi di questo parterre ne sanno più di me, si possono utilizzare strumenti quali sono gli Innovation Lab, si possono utilizzare strumenti come collaborazioni strategiche con gli incubatori, però tra virgolette sono tutti strumenti che in qualche modo permettono un primo approccio all'innovazione. Io ritengo che bisogna invece seguire, oltre a questi strumenti, anche lo strumento del Corporate Venture Capital, che è uno strumento tra virgolette che permette all'azienda di entrare a contatto molto più stretto, molto più vicino con le realtà aziendali nelle quali intende investire. Questo tipo di strumento, specialmente nel mondo anglosassone, è particolarmente utilizzato. Come sapete, ci sono tantissimi tipi di CVC, come vengono definiti in acronimo, da Google ad Intel, ma anche quelli un pochino più, se volete, meno tradizionali. La stessa BMW ha un CVC molto famoso, piuttosto che anche molte farmaceutiche. In effetti il CVC si presta perché può permettere una notevole flessibilità di applicazione. Ci possono essere dei CVC con un approccio tipicamente finanziario, quando tipicamente le aziende sono particolarmente ricche di cash flow e quindi intendono fare degli investimenti in una logica tipicamente di ritorno, quindi per i loro azionisti, per ritorno per gli shareholder, oppure ci possono essere dei CVC ad approccio tipicamente strategico, quando gli investimenti sono prettamente vicini a quello che è il core business. Ricordo che nel caso specifico tutto il progetto del drive sharing di BMW è stato fatto esattamente con il Corporate Venture Capital Arm di BMW. Quindi questo è uno strumento che globalmente viene molto utilizzato. In Italia io ritengo che invece sia ancora poco utilizzato, ci sono pochissimi CVC in questi termini e molto spesso vengono confusi con i family office, laddove invece la distinzione è chiaramente molto forte. Una cosa è il family office dell'imprenditore, un'altra cosa è il CVC che l'azienda mette in piedi. Su questo strumento quindi ritengo che ci siano ancora ampi spazi di crescita all'interno del contesto imprenditoriale italiano, e non necessariamente bisogna mettere degli strumenti di diversi milioni di euro. Per fare un CVC buono bastano anche 4-5 milioni per una prima partenza. Per quanto riguarda PwC, la divisione che ho adesso preso in mano da circa un anno e mezzo si occupa fondamentalmente di aprire esattamente la nostra capacità di dialogo con il mondo delle corporate e portare questo osservatorio a contatto con l'ecosistema delle start-up. Quindi io mi definisco molto spesso, io e i miei colleghi ci definiamo un po' dei pontieri, se volete, no? Permettere alle start-up di avere un dialogo con il mondo delle corporate, dal momento che il linguaggio di comunicazione delle une e delle altre sono molto differenti. Poi qui c'è un mio amico caro Paolo, con il quale abbiamo condiviso tanti progetti, e Paolo sa perfettamente, vivendo la stessa esperienza, che è molto difficile far parlare un'azienda grande con i suoi metodi, le sue aspettative, le sue obiettivi di scalabilità con una startup che esattamente parla un linguaggio molto diverso. Io penso che questo qui sia un ruolo particolarmente ambizioso e sul quale PwC
invece ha deciso di impegnare risorse importanti proprio per permettere alle corporate di aprirsi al mondo delle startup e viceversa alle startup di arrivare alle corporate, mettendo in comune proprio un tipo di, chiamiamolo, dialettica che gli permetta di combinare aspettative di investimento e capacità di ingresso al mercato. Grazie mille, Daniele Meini. Allora, come vedete, stiamo andando a comporre una sorta di grande dizionario del mondo dell'innovazione italiano. Stiamo vedendo dei termini, il CVC ad esempio, il Venture Capital. Andiamo a vedere gli altri strumenti, gli altri percorsi che contraddistinguono il percorso appunto delle startup innovative nel nostro paese. Opportunità, rischi e ovviamente anche punti da migliorare. Allora, io adesso interrogerei un altro attore fondamentale dell'ecosistema italiano, che sono proprio gli istituti di credito, e per questo chiamo in causa Massimo Pasquali, che è responsabile commerciale delle aziende di Banco BPM. Gli istituti di credito sono allo stesso tempo sostenitori ma anche utilizzatori di innovazione, soprattutto in Italia. Addirittura sono nati interi filoni di sviluppo per servizi digitali a servizio proprio del credito, come ad esempio il fintech, strumenti dedicati alla finanza che ormai tutti noi già utilizziamo tramite il nostro smartphone. In che modo una banca, e nel caso specifico Banco BPM, può dirsi innovativa, Pasquali? Grazie ancora e di nuovo buon pomeriggio. Ma io, per riprendere anche due battute fatte inizialmente da chi mi ha preceduto, intanto parlavano di potenziale di crescita. Se avevamo già fino a pochi mesi fa un potenziale di crescita gigantesco, no, in ambito innovazione e digitalizzazione, quindi startup, questo anno, no, è vero, terribile per tante cose, ma fortemente stimolante peraltro, io credo che la potenzialità sia ulteriormente accresciuta. Cosa voglio dire? Che questa crisi ci ha messo di fronte a una certezza: accelerare gli investimenti e essere ancora più digitali e colmare alcune gap che avevamo sicuramente. Quindi nella sua domanda, venendo dietro, effettivamente la banca è banca e fa finanza, o ci prova almeno, ma è anche azienda, e quindi vale per noi, ma credo che valga per tutte le altre banche che, come noi, appunto, sono anche azienda. Quindi noi oggi siamo fortissimamente alla ricerca di fintech, siamo fortissimamente alla ricerca di soluzioni innovative che ci aiutino, ad esempio allo smart lending, no? Essere più veloci nel fare credito, soprattutto alle piccole realtà, dove chiaramente c'è meno necessità di fare magari degli abiti più sartoriali. Siamo fortissimamente interessati a sviluppare le app, no? Sia per i privati che per le aziende. Ad esempio, le difficoltà che ci sono state negli ultimi mesi, e lo abbiamo vissuto tutto con grande impegno, il blocco, no? E non poter uscire di casa, non poter andare agli sportelli, ecco, quindi il contatto digitale con la clientela e quindi anche l'informativa alla clientela a distanza è diventata un obbligo assoluto. E peraltro, visto che è un argomento molto molto attuale, pensate al super bonus 110%, no? Che è un'altra delle grandi novità introdotte proprio dal decreto legge rilancio, no? Di maggio, che era stato citato poco fa e che sta entrando veramente in gioco in queste ore. Ecco, noi abbiamo deciso di creare una piattaforma totalmente digitale, lo abbiamo fatto peraltro non sfruttando solo le capacità interne, ma affiancandoci a dei partner strategici con i quali abbiamo appunto sviluppato una piattaforma totalmente digitale, perché riteniamo che le migliaia di pratiche che già in queste ore, ora sono poche decine, ma presto diventeranno migliaia, che dovremo gestire, hanno bisogno di questo tipo di atteggiamento. Quindi
per dirla ovviamente in poche parole, perché i minuti sono pochi a disposizione, ma giusto per lanciare una provocazione, cercare di fare meglio, più velocemente e anche con meno formalità le stesse cose di prima, credo che sia uno degli ambiti più interessanti di sviluppo per la banca come azienda, banca come ovviamente produttrice di servizi a favore della nostra clientela. Io vorrei andare ovviamente avanti ancora tanto, ma i minuti sono questi, quindi ci risentiamo dopo. Grazie Pasquali, grazie anche per aver lanciato quella che lei chiama una provocazione, quindi quella al miglioramento continuo. E io continuerei con un'altra provocazione, proprio chiamando in causa invece Massimo Ciaglia, CEO di Gronectia e partner di Academy Group, per affrontare una delle fragilità conclamate del sistema italiano di incubazione e di crescita delle startup, ovvero l'assenza quasi totale o molto rara di exit. Allora, come mai Ciaglia, in questa pratica, diciamo, che fa la fortuna della modalità di incubazione tipica della Silicon Valley, fa così difficoltà a germogliare in Italia? Ciaglia, forse c'è un problema di audio, di connessione, probabilmente, adesso vediamo di recuperarlo. Se non è recuperabile immediatamente, passo magari al prossimo speaker e poi ritorniamo un attimo su Ciaglia. Allora, passo un attimo la palla prima al professor Cellini di Octo Telematics e affrontiamo comunque il tema, diciamo, di una ex startup, perché in realtà stiamo parlando di un gigante che è riuscito a creare innovazione e a crescere partendo proprio dal nostro paese e diventando una multinazionale. Ed era una parabola, una case history che vorremmo portare anche come esempio di quello che si può fare di buono nel nostro paese. Professore, ci racconta la parabola e la bellissima storia di Octo Telematics? La storia di Octo Telematics è la storia di un'azienda nata letteralmente in un sottoscala, quindi insomma, in America usano il garage, da noi usano i sottoscala, no? L'equivalente, perché da noi nei garage non si può lavorare, come sapete. E da lì pian piano ha cominciato con questa intuizione, devo dire, geniale, che praticamente è basata su un concetto molto semplice. Come si fa a ricostruire un incidente in remoto, abbassando i costi per le assicurazioni, le frodi, appunto dell'incidente stesso, perché sei in grado di ricostruire in tempo reale come è accaduto quell'incidente. E da lì pian piano sono riusciti anche a ridurre evidentemente non solo i costi delle assicurazioni, ma anche il numero di incidenti, quindi c'è anche una valenza, come dire, etica la cosa. Si è partiti con dei piccoli numeri, convincere gli assicuratori a usare una metodologia totalmente differente nell'allocazione del rischio, che da anni e da decenni era basata su statistiche, no, di altro tipo, di tipo essenzialmente demografico, cosiddette attuariali, cioè il sesso, l'età, eccetera, eccetera, e basarlo invece su altra tipologia di dati in tempo reale, che dicono se la strada è particolarmente trafficata, che se quel percorso è accidentato o c'è neve, quindi una serie di variabili basate appunto sui dati. Una cosa evidentemente molto moderna. È partita dall'Italia per ragioni, diciamo, specifiche, che danno l'Italia un paese, come dire, con alto numero di incidenti, ad alto rischio ed alto costo delle polizze. E da qui poi si è espansa nel mondo tutta la tecnologia. Ecco, solo per non fare pubblicità, ma per un minimo di orgoglio italiano, che ogni tanto forse non fa male, è una delle poche società al mondo dell'IoT, non solo che fa molti profitti, mentre molti perdono, ma che è in grado di ricostruire in tempo reale gli incidenti su circa 5 milioni di automobili in tutto il mondo, che vanno dall'America del Nord al Canada, dall'America Latina al Giappone, in tempo reale. E da quest'anno anche una ricostruzione video, cioè l'assicuratore in tempo reale sa come è accaduto l'incidente, qual è la sequenza di avvenimenti, lo vede anche addirittura in video, e quindi capita.
Ovviamente ci sono tantissimi altri elementi, ma era solo per semplificare. Quindi da un vantaggio competitivo derivato da una situazione particolare assicurativa in Italia si è costruito poi un piccolo gigante, un'azienda che ha 5 milioni di vetture nel mondo, che segue, fattura intorno ai 200 milioni, e quindi insomma, un'azienda di un qualche rispetto, anzi è sicuramente la più grande al mondo nel segmento specifico. E quindi è anche un'azienda che deve continuare a innovare tanto, per questo abbiamo fatto tante acquisizioni anche all'estero. E qui mi viene di fare un piccolissimo commento a tutto quello che è stato detto, molto giusto. Se devo dire una delle mancanze tipiche dell'Italia, vedendo tutto quello che vedo e che ho visto, è... Pronto? Sentiamo benissimo, professore. Sì, sì. Proprio questa mancanza di senso di, e capacità di essere internazionali dal primo giorno. Ecco, l'Italia è ancora molto italo-italiana in queste cose, sia nelle start-up, nel venture capital, cioè. E questo invece è un gioco che se dal primo giorno è internazionale. Ecco, se guardiamo al caso migliore di riferimento al mondo, che è sicuramente Israele, per non parlare di altri anche di gran successo, sono assolutamente internazionali dal giorno 1. Ecco. Questo direi che... Prego. Grazie professore, perché ha fatto un richiamo, un elemento culturale che è veramente molto importante, cioè una certa difficoltà, quasi ritrosia del nostro paese, forse a volte a pensare, ragionare in termini globali. Assieme a questo elemento c'è un altro elemento culturale che contraddistingue un po' e limita, frena lo sviluppo dell'innovazione nel nostro paese, che è un po' una certa ritrosia nel brevettare e anche nel raccontare le proprie idee, o nel raccontarle senza averle brevettate, che è un po' il rovescio della stessa medaglia. Ne vorrei parlare con Mauro Eccetto, che è il presidente di Studio Torta, uno studio che si occupa proprio di difesa della proprietà industriale. Questo è un tema veramente centrale, questo della brevettazione. Solitamente si è sempre brevettato molto poco. Vorrei chiedere al dottor Eccetto di ricordarci perché è così importante brevettare, e poi se ci sono delle inversioni di tendenza in atto per quanto riguarda appunto quell'ecosistema che adesso abbiamo rappresentato proprio nell'approccio alla difesa della propria proprietà intellettuale. Grazie, è vero, in Italia purtroppo si brevetta un po' poco, è un'ingiustificata debolezza del nostro sistema che affonda le radici nel passato. Tuttavia, se posso portare anche qualche dato statistico su quelli che sono gli attuali livelli di brevettazione del sistema Italia, per ogni brevetto europeo depositato da un'azienda italiana noi ne troviamo 10 che provengono dagli Stati Uniti, 6 dalla Germania, 5 dal Giappone, 3 dalla Cina e via dicendo. Quindi ci troviamo sempre in una situazione un po' sfavorevole per quanto riguarda la protezione della tecnologia. Pensare che sul territorio italiano, insomma, la cultura brevettuale negli ultimi anni si è diffusa, abbiamo delle leggi che sono state uniformate agli standard internazionali, tribunali specializzati per quanto riguarda la tutela della proprietà industriale, e sul piano internazionale l'Italia ha aderito a tutte le convenzioni, trattati e procedure che agevolano la copertura delle proprie idee a livello mondiale, quindi si può pensare in grande anche al livello di protezione. E soprattutto parlo anche come presidente del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, posso dire che parecchi consulenti sono molto preparati ad assistere le aziende e a comprendere il fabbisogno delle aziende. Questo è un altro elemento molto importante. Sull'importanza di brevettare, insomma, ci sarebbe molto da dire. Mi viene in soccorso anche un articolo che è comparso oggi sul Sole 24 Ore, nel quale c'è scritto che a Wall Street i valori degli asset intangibili toccano i 35 mila miliardi, ovvero il 70%.
76% del valore delle imprese che sono quotate a Wall Street. Lo stesso dato, se è riferito all'Europa, si attesta su un 51%. Ok, spesso queste valutazioni possono essere considerate forse delle esagerazioni o che dietro ci siano delle strumentalizzazioni, ma in ogni caso riflettono un elemento estremamente importante che sta alla base della cultura della proprietà industriale, cioè servirsi di brevetti, diritto d'autore, marchi, design e tutto quello che concerne la negoziazione delle licenze e i contratti che afferiscono alla proprietà industriale. Questi sono degli elementi estremamente importanti. Poi, per quanto riguarda il fatto di brevettare, noi dal nostro punto di osservazione abbiamo visto che una buona gestione della proprietà intellettuale aiuta tutte le aziende a crescere, ivi comprese le start-up, anzi vorrei dire soprattutto le start-up hanno bisogno di essere tutelate perché generalmente poggiano su delle gambe più instabili delle aziende che si sono già affermate. Quindi la proprietà intellettuale è un business driver che è estremamente importante nella costruzione del valore e diventa fondamentale per gestire poi alleanze, licensing, merchandising, alleanze strategiche, joint venture. È uno strumento per valutare un investimento da parte di banche e di investitori e definisce un metro per misurare l'innovazione, che altrimenti rimarrebbe un limbo di indeterminatezza e autoreferenzialità. Spesso non si capisce, dice io sono un innovatore ma io ho bisogno di un metro per poter misurare quello che effettivamente l'innovazione è. Inversioni di tendenza, diciamo che sui dati che vi ho riportato prima per quanto riguarda le domande di brevetto depositate a livello europeo, nel 2019 l'Italia è cresciuta dell'1,2%. Nello stesso periodo le domande di brevetto provenienti dalla Corea sono cresciute del 14% e quelli provenienti dalla Cina del 29%. Ci troviamo in una situazione dove il vento soffia verso est. Di questo dobbiamo tenere conto. C'è riscontro un certo fermento nel settore delle start-up. Stiamo ricevendo noi come studio diverse richieste di consulenza e di brevettazione nei settori più disparati: farmaceutico, scienze della vita, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, scienza dei materiali, blockchain, giusto per menzionarne alcune. Devo dire che questo fermento è anche imputabile a delle misure che sono state intraprese dal MISE, il quale tramite la misura dei voucher 3i a sostegno delle ricerche documentali, del deposito dei brevetti in Italia e anche soprattutto nella loro estensione all'estero, sta aiutando le imprese da un punto di vista economico ad affrontare i costi delle pratiche che devono essere messe in pista per queste attività. Questa è una misura che è rivolta alle start-up iscritte nella speciale lista delle start-up innovative delle Camere di Commercio che possono usufruire di questo aiuto. Perfetto, grazie dottor Cetto, grazie anche per questa buona notizia di questa inversione di tendenza. Vorrei recuperare ora appunto il discorso che stavamo iniziando con Massimo Ciaglia, CEO di Gronectia e di Academy Group, per appunto ragionare sul fatto che in Italia però le exit aumentano, sì, ce n'è qualcuna in più, ma tutto sommato quel modello di sviluppo, di direzione nel quale portare le giovani imprese innovative non si sta affermando in modo così forte come ci si attendeva una decina di anni fa. Perché Ciaglia? Ok, mi sentite bene ora? La sentiamo benissimo. Fantastico. Dunque, tanto buonasera a tutti. Beh, diciamo innanzitutto partiamo da fare una fotografia di quello che è oggi l'ecosistema degli incubatori in Italia. Allora, diciamo che è un sistema sicuramente che sta crescendo, e oggi siamo arrivati a poco meno di 200 incubatori con un giro d'affari che si attesta intorno ai 390 milioni di euro.
sicuramente ancora un valore molto basso, e pensando che circa il 40% degli incubatori italiani oggi sono, diciamo, con una partecipazione pubblica, e se consideriamo poi anche gli incubatori che si trovano all'interno di corporate e di centri di ricerca universitari, vediamo che, diciamo, che la parte privata supera di poco il 50%. E se andiamo poi ad analizzare come è distribuita, diciamo, la curva del fatturato, vedremo che è concentrata su pochissimi incubatori che hanno, diciamo, dei fatturati importanti. La mediana si attesta intorno ai 350.000 euro. Questo vuol dire che gli incubatori in Italia non riescono ad andare in utile, e quindi hanno un, diciamo, un modello di business che è abbastanza diverso da quello che possiamo trovare in altri paesi. In Italia essenzialmente gli incubatori cercano di raccogliere, diciamo, finanziamenti per poter poi sostenere le startup che vengono incubate, e non hanno un modello economico che invece riesce a girare portando, diciamo, reddito all'interno delle strutture, motivo per cui, come dicevo, raccolgono finanziamenti ma spesso non riescono a produrre dei risultati in utile nei propri bilanci. Il modello che troviamo spesso all'estero è un modello più consulenziale, ossia si paga per poter ricevere delle consulenze di alto profilo all'interno dell'incubatore e degli acceleratori, per far sì che poi, diciamo, l'incubatore stesso possa autosostenere il suo progetto come un progetto imprenditoriale vero e proprio. Noi stessi abbiamo fondato qui in Italia una struttura, si chiama appunto Gronnectia, che peraltro sta andando in campagna di crowdfunding proprio tra qualche giorno. Abbiamo l'apertura su Back to Work 24 da mercoledì della campagna nella privata, e dal 4 dicembre nella pubblica. E operiamo proprio con un modello di questo tipo, cioè un modello che in realtà funziona tramite un rapporto consulenziale con dei programmi, no, che sono stati peraltro oggetto di domanda di brevetto, e che consentono invece, diciamo, essendo pagati dalle startup vere e proprie e ricevendo dei finanziamenti a seguire, se la startup chiaramente è meritevole da tutto il potenziale a livello di team, di progetto, di idea, di traction, tutto ciò che si riesce a raggiungere durante il percorso, di mantenere, diciamo, il modello economico e finanziario della struttura assolutamente inattivo. E oltretutto, anche tornando poi al discorso delle exit, anche le exit, i round, no, in Italia, anche se stiamo crescendo anche da quel punto di vista, sono sempre molto bassi. Basti pensare, ad esempio, tra il 2018 e 2019, senza considerare i dati di quest'anno che ancora non è chiuso, di finanziamenti di round superiori ai 10 milioni di euro sono stati meno di 30, quindi sicuramente le exit sono pochissime, come sappiamo, quindi poter puntare su un diciamo un modello di business che operi su quelle che saranno le future exit, oggi purtroppo in Italia è un modello perdente, quindi un modello che non è, che è fallimentare, non funziona. Quindi questo è un po' purtroppo oggi l'ecosistema, ma sicuramente stiamo facendo tutti molto per poterlo alimentare, e su questo anche lo Stato ci sta venendo assolutamente incontro. Grazie Ciaglia, allora abbiamo concluso questo primo giro di domande, abbiamo scavallato, diciamo, la metà di questo incontro, di questo viaggio nell'ecosistema dell'innovazione italiana. Ora quello che vorrei fare con questo secondo giro di tavolo è quello di affrontare un attimo i problemi del tempo presente, ovvero provare a affrontare quello che è il new normal della stagione in cui ci troviamo ad agire. E vorrei richiamare in azione, anche perché so che dopo si deve scollegare per un altro appuntamento istituzionale, Angelo Colletta, presidente di InnovApp. Allora, dovete sapere che InnovApp è nato recentissimamente dalla fusione tra Italia Startup e APSTI, che era l'associazione dei parchi scientifici italiani. È di fatto esso stesso un invito all'aggregazione in questo mondo dell'innovazione che è molto frastagliato, che è già di per sé una buona notizia. Allora, quali sono i provvedimenti, Colletta, ora che anche il governo deve mettere in campo per supportare questi processi positivi che abbiamo visto e che ancora bisogna implementare nel nostro sistema? Allora, intanto, appunto, come abbiamo già detto, salutiamo intanto l'arrivo, diciamo, del fondo appena inaugurato, che in qualche modo apre anche finalmente l'Italia a uno strumento che è quello del prestito convertibile, che fino ad oggi era rimasto una chimera. Quindi in qualche modo, anche da un punto di vista tecnico, finalmente c'è un'innovazione che tra l'altro io approfitto come strumento di supporto alla finanza e alle start-up. Credo
che alcune banche, ne ho parlato tra l'altro un po' di tempo fa col dottor Pasquali di Banco BPM, dovrebbero cominciare a valutare per la crescita delle start-up. Ci sono molte cose che il governo può ancora fare. La prima, a mio parere, è quello di, dopo essersi, diciamo, liberati dall'idea appunto che le start-up fossero alla fine una specie di fenomeno naif di innovatori da garage, e quindi finalmente aver impostato una politica chiara per lo sviluppo, adesso bisogna avere il coraggio di superare la paura dei numeri. Cioè, noi diciamo 1 miliardo per le start-up in Italia pensando che sia una cifra enorme, ma siccome competiamo in un sistema globale dobbiamo confrontarci con i numeri di questo sistema. Quindi io la prima cosa che consiglio al governo è di non aver paura ad alzare l'asticella degli investimenti pubblici a favore dell'innovazione delle start-up. La seconda cosa, bisogna lavorare, a mio parere, per risolvere appunto l'altro grosso punto di debolezza. Cito alcuni piccoli dati, no? Nel confronto internazionale degli ecosistemi di innovazione, un sistema molto brillante risulta essere la Svezia, non tanto per il numero assoluto di startup e scale-up che produce, ma quanto per il ritorno sull'investimento delle startup. Questo è fondamentale, le capacità manageriali di tutto l'ecosistema sono più alte, e quindi queste startup a parità di investimenti tendono a dare risultati migliori. Questo è un esempio che noi dovremmo seguire. Su questo aspetto ci sono molte cose che possono essere fatte. Prima, brevemente, aiutare il stacco sia dei ricercatori dall'università sia dei top manager, dei manager importanti da multinazionali facendo il loro anno sabbatico senza perdere il posto di lavoro, in modo che ci sia un trasferimento più fluido sia dalla ricerca alle start-up e sia dalla seniority di management verso le start-up. Seconda cosa, dobbiamo, a mio parere, costruire incentivi fiscali che permettano alle start-up di poter sostenere costi importanti per attirare management di qualità internazionale. Banalmente, una deflazione sostenuta in questa direzione. Terzo, bisogna lavorare chiaramente nel medio termine nel favorire che le nostre istituzioni di formazione, siano le università, siano i master, che siano gli istituti tecnici superiori, alzino la qualità della didattica e soprattutto che questa qualità venga parametrizzata sempre di più a standard internazionali. Chiaramente l'effetto di questo invece è più di lungo periodo, però ci dobbiamo mettere, dobbiamo a mio parere mettere al centro del dibattito politico che innovare vuol dire conoscere, sapere, intuire un percorso per il futuro. E quindi secondo me ci dobbiamo come paese un po' disinnamorare di troppe soft skill e renderci conto che se vogliamo competere in alcuni settori abbiamo bisogno di un sistema paese che tenda a formare un numero sufficiente di persone dotate di quelle che io dico hard skill. Perfetto. E credo che questi siano gli auspici che ho per il prossimo appuntamento del Festival del Futuro. Vedremo se qualcuna di queste cose avremo la fortuna di poter dire che è stata realizzata. Grazie Presidente, allora faremo un check, diciamo, sul suo programma tra un anno, vediamo appunto se questo mix di fondi, competenze e formazione, per arrivare anche a competenze formate in ambito italiano, avrà, diciamo, preso l'abbrivio che tutti noi ci auspichiamo. Allora io tornerei al professor Paolo Cellini di Octo Telematics, proprio anche per un po' commentare queste, diciamo, auspici e direttrici indicate da Coletta, ma anche per capire
ad esempio, voi operate in un settore, quello dell'automotive, che è fatto, prima di tutto, è uno dei grandi campi in cui si sviluppa l'innovazione a livello mondiale. Volevo capire quali sono anche le vostre direttrici di sviluppo in questo campo, nel campo della connessione, che vediamo è sempre più immersiva in tutti i campi in modo trasversale. Grazie. Beh, rispetto a quanto è stato detto prima, visto che ho passato tanti anni all'estero, in Disney, in Microsoft, in Israele, mi permetto di dire che quello che manca all'Italia è la voglia e la forza di far venire in Italia i migliori. Cioè, dovremmo trovare la forza e la determinazione di attrarre i migliori fondi di venture capital, i migliori manager, le migliori start-up e portarle in Italia. Questo non è così difficile, bisogna saperlo fare. Ecco, se dovessi dare un consiglio, come dire, ridurrei una visione un pochino troppo italo-italiana, quando l'Italia, non essendo il paese numero uno al mondo, deve importare dall'estero. E come sempre si fa in questi casi, si attraggono i migliori dagli altri paesi. Ecco, questo direi come misura che mi sentirei di dire e di fare. Attraiamo startup, attraiamo ricercatori, attraiamo professori, attraiamo venture capitalist dall'estero. Ecco, non pensiamo solo ad alimentare gli italiani, ma pensiamo ad accelerare imparando dai migliori, attraendoli da noi, che non vedo perché non ci debbano venire, visto che hanno in tanti altri paesi con grande difficoltà. Immaginate la situazione israeliana, dove da 10 anni c'è una guerra, eppure lì fioriscono i migliori e ci vanno tutti. Ecco, quindi questo è il primo punto. Per quanto riguarda invece Octo Telematics, forse non tutti lo sanno, ma per esempio abbiamo fatto un'acquisizione in cui tutto il car sharing di Any & Joy, tutta la tecnologia del car sharing è gestita da Octo Telematics, è la stessa tecnologia che è usata da Any & Joy sul car sharing, è stata esportata in Svizzera, in Spagna, quindi, come dire, esportiamo questo tipo di tecnologie in altri paesi. Per il futuro, così per essere breve e veloce, vedremo molto presto un nuovo modo di fare, per esempio, il fleet management, cioè uno dei problemi che c'è nel fleet management attuale, rent a car, voglio dire Avis, Hertz, non tanto perché sono qualche problema, però diciamo questi rent a car di media durata, uno dei problemi che adesso, a parte il Covid che ovviamente ha creato tutto un altro serie di problemi, in una situazione normale è che voi quando dovete affittare un'auto, noi, anche io, andate e bisogna riempire 2000 pezzi di carta, poi tirare le chiavi, eccetera. Ecco, immaginate che nel futuro, con tecnologie che siamo praticamente pronti a rilasciare, le persone dallo smartphone saranno in grado di fare quello che fate con un'esperienza di car sharing, cioè il fleet management diventerà car sharing per certi aspetti, cioè non si passerà più da un posto a firmare pezzi di carta e ritirare cose. Per fare questo c'è una complessità enorme, che è la duplicazione delle chiavi in modalità e attivazione delle chiavi in modalità elettronica, che è una cosa complessissima e che ha degli impatti anche di infringement di IP e di protezione anche assicurativa dell'automobile stessa, però direi che siamo stati in grado di risolvere, appresso, spero che lo faremo vedere, come da uno smartphone, si avrà un'esperienza molto simile, quindi uno prenderà un aereo, si prenoterà la macchina, se l'andrà a prendere senza passare a firmare i pezzi di carta, ma avrà direttamente col cellulare poi una chiave virtuale dentro la macchina stessa. Ecco, per darvi un esempio di quelle cose che siamo già pronti a fare con tecnologie totalmente sviluppate in Italia e che cambieranno, per esempio, il nostro modo di utilizzare le macchine. Ovviamente la stessa cosa potrebbe avere valenze anche in altri settori, per esempio nelle affitti più brevi o nella vendita stessa di automobili, nel caso queste automobili dovessero diventare, come dire, affitti a breve termine anziché acquisto, come è una delle grandi tendenze dell'automotive. Grazie a Paolo Cellini. Allora, vediamo appunto che ci stanno sviluppando tante innovazioni in Italia, anche nel nostro paese, tante le stanno, diciamo, sviluppando le startup. Allora vorrei chiedere a Mauro Eccetto, presidente dello studio Torta, proprio delle indicazioni molto chiare, consigli su cosa fare e cosa non fare per proteggere la propria innovazione.
Mi riallaccio agli interventi di chi mi ha preceduto che facevano riferimento alle capacità manageriali delle persone che gestiscono le start-up. Io ritengo, forse perché sono influenzato dall'attività che faccio abitualmente, ma ritengo che sia essenziale che i manager che gestiscono. Forse c'è un problema di collegamento, allora torneremo da Eccetto un attimo più avanti. Chiamerei allora in causa Massimo Pasquali, Banco BPM. Banco BPM ha messo a servizio della crescita delle startup tutta una filiera di servizi e un suo proprio ecosistema. Quali sono appunto i sostegni che in questo periodo particolare di transizione e di crisi uno startupper può trovare attraverso un istituto di credito? Bene, grazie. Intanto ringrazio Colletta per la citazione, no, di quei confronti, e parto dal confronto fatto con lui in alcune occasioni molto utile per dire confronto come quello che stiamo facendo oggi con questa bellissima panel, no, di personaggi è per noi utilissimo. Poi però ci ritorno in chiusura. Ecco, noi confermo come Banco BPM siamo estremamente interessati alle start-up e a tutto il mondo dell'innovazione e, come dicevo anche nel passaggio precedente, della digitalizzazione. E tanto riteniamo che sia importante questo mondo che, dopo aver fatto per alcuni anni una serie di interventi un po' così randomici, no? Passatemi il termine, attraverso l'intervento di alcune strutture abbiamo deciso già da un po' di tempo di creare una cabina di regia. Questa cabina di regia peraltro fa capo alla mia struttura, proprio per dare ordine e un po' di disciplina anche al nostro interno verso le start-up e gli innovatori. Quindi noi abbiamo oggi, ad esempio, investiamo in fondi di start-up, che sono evidentemente, come anche alcuni hanno già segnalato, una fonte importante per dare capitale, dare equity alle innovazioni o comunque alle start-up. Pensate che abbiamo circa il 10%, di tutte le start-up innovative sono clienti del Banco BPM. Questo, cioè, credo che sia un numero che evidenzia l'attenzione e l'importanza che diamo al segmento, al settore, se lo vogliamo così definire. E abbiamo costruito un conto di crowdfunding, che chiaramente è uno dei primi strumenti che possiamo utilizzare per dare denari, no, ai buoni progetti, alle buone iniziative, e abbiamo accordo con i principali portali di crowdfunding proprio per rendere operativo nel modo migliore questo tipo di accesso. Poi peraltro sapete che il Fondo Centrale di Garanzia è un altro bellissimo strumento. Noi solo l'anno scorso, quindi nel 2019, abbiamo erogato oltre il 12% di tutti i finanziamenti alle start-up che hanno utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, appunto del medio credito centrale. Poi aggiungerei, come scaletta tangibile di interventi, abbiamo alcune partnership estremamente interessanti con incubatori, che sono l'altra anima, peraltro citata anche prima, per dare sostegno appunto alle start-up. Perché questo? Perché arriviamo poi a un concetto e agli ultimi due concetti che a me sono molto chiari, ma direi in questo mondo essenziali: il gioco di squadra, perché sì, manager ovviamente, ma bisogna creare intorno a una buona idea un team di persone, un team di competenze che riescano a dare poi, che possano riuscire a dare concretezza a questa idea, che poi è quello che serve anche alla banca per poi valutare. Quindi la squadra è fondamentale. Noi ci mettiamo come finanziatore o potenziale finanziatore tra i soggetti che compongono questa squadra. E poi il confronto. Sì? Aveva
siamo un po' stretti con i tempi, se va finito oppure se vuole aggiungere... Una battuta veloce, perché volevo chiudere con il confronto che è fondamentale, cioè non c'è un'unica ricetta per tutte le situazioni con le start-up e quindi è fondamentale anche la banca, considerata come partner di un'iniziativa, possa aprirsi al tavolo. Poi l'ultima battuta, visto che c'è il professor Cellini che ha parlato di Octo, nel 2005 attraverso la nostra struttura territoriale noi avevamo finanziato Octo, quindi questo per dare il senso di quanto si possa fare nei confronti delle allora start-up e oggi è una situazione di livello internazionale. Perfetto, grazie Pasquali anche per lo sforzo di sintesi. Allora torniamo dal dottore Ecceto, ricordiamo appunto quali sono i passaggi da fare e magari gli errori in cui non incorrere per le startup che hanno bisogno di proteggere la propria innovazione. Non mi ricordo a che punto ero arrivato, se ero fermo dall'inizio. No, aveva solo iniziato, quindi le chiedo un po' di sintesi ovviamente perché i tempi purtroppo sono un po' allungati. Ma sicuramente, come ho detto prima, le conoscenze di proprietà industriale nei manager che gestiscono le start-up è qualcosa che è divenuto di essenziale. Essenziale è sapersi proteggere, la start-up soprattutto nelle fasi iniziali ma anche successivamente vive di sapere e conoscenza, questo sapere e conoscenza deve essere tutelato il più presto possibile. Le idee maturano in diverse parti del mondo quasi simultaneamente, spesso perché gli strumenti che sono dati a disposizione dei ricercatori sono gli stessi, le tecnologie sono similari e quindi arrivare a soluzioni simili è qualcosa che capita anche senza copiarsi, quindi chi arriva per primo si aggiudica la posta. L'altro elemento estremamente importante è quello dell'intelligence, la proprietà industriale con più di 50 milioni di documenti pubblicati offre un ampio spettro di conoscenza tecnica, di sapere tecnico, ma anche ci fa conoscere i brevetti che sono in vigore dei concorrenti e quindi ci riesce a definire quelle che possono essere le nostre opportunità di business a livello globale e anche eventuali ostacoli che si possono frapporre alla commercializzazione dei nostri beni, dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Ecco, ho cercato di essere estremamente sintetico. Perfetto. Visto che prima c'è stata una perdita di tempo. Ma... La ringrazio, ma la sintesi, come insegnano i pitch delle startup, solitamente diciamo aiuta in realtà a convincere il pubblico che vogliamo ingaggiare, quindi è stato molto efficace. Allora, Daniele Meini, PwC, allora mettiamoci adesso nei panni di un'azienda che ha bisogno di rivoluzionare il proprio business. Quali sono le difficoltà principali che il venture capital si trova ad affrontare, a parte quella delle risorse ovviamente? Ma dalla mia esperienza, fondamentalmente, forse dirò una cosa che chi è esperto del settore la conosce bene, mentre chi si avvicina al mondo del venture capital potrebbe capire un po' meno, è che l'idea tipicamente conta molto poco. Quindi per un successo di una startup, più che l'idea, quello che conta effettivamente è l'execution. Quindi da questo punto di vista, chiaramente per un'execution fatta bene, dal momento che l'idea è un di cui, che secondo me vale indicativamente non più del 5%, l'elemento veramente importante sono invece proprio il team di management che bisogna mettere in campo. E tipicamente il problema che succede in Italia è che la scarsità di risorse finanziarie che nelle fasi iniziali di funding viene messa nelle società porta molto spesso il fondatore ad essere un po' una persona isolata, quindi capita troppo spesso che il fondatore di una startup poi non è al tempo stesso affiancato da tutto un team management veramente solido. Però l'altro tema principale nel portare avanti la progettualità e che è tipico un po' del mondo delle startup italiane è che di fatto ci sta molto spesso un eccessivo nanismo, ossia la startup non raggiunge velocemente quelle dimensioni che poi diventano interessanti per poi dare seguito a tutto quel processo di exit di cui si diceva prima. Quindi io condivido con Coletta,
tutti i temi di quelle che sono delle risorse governative, interventi fiscali, interventi formativi e altro. Però secondo me c'è qui anche la necessità da parte degli imprenditori, delle start-up, quindi dai founder delle start-up, la necessità di fare due cose con attenzione molto spesso. La prima è quella di procedere quanto prima delle aggregazioni. Sembra strano, ma anche nel mondo delle startup ci possono essere aggregazioni, possono essere concorrenti che fanno cose simili. Se voi vi ricordate, per tantissimo tempo Uber ha cercato di comprare Lyft, ovvero a un certo punto Uber ha deciso di cedere la sua divisione del sud-est asiatico al concorrente asiatico, quindi fondamentalmente è stato il concorrente asiatico di Uber che ha comprato la divisione di Uber per allargarsi. Quindi le aggregazioni sono fondamentali. L'accelerazione del tempo e la massa sono di fatto un elemento fondamentale. La difficoltà molto spesso che tutti noi che lavoriamo in questo mondo abbiamo incontrato sono l'egoismo di molto spesso di alcuni imprenditori nel dover cedere le sue quote a fronte di invece di una compartecipazione a dei progetti molto più ampi che chiaramente avrebbero molto più successo. A questo tema, quindi il tema tipicamente delle aggregazioni, l'altro tema tipicamente problematico che in realtà gli imprenditori dovrebbero guardare con attenzione, e ancora una volta dico cose che penso che i colleghi conoscono benissimo, è che vengono sbagliate regolarmente tutte le cosiddette cap table. Le cap table sono, per i non esperti, sono tipicamente la struttura azionaria, e la struttura azionaria molto spesso vede l'imprenditore suddividere le sue quote in percentuali che vengono diluite o ripartite meglio tra diversi altri colleghi collaboratori, e questo con aumenti di capitali che vengono fatte a valutazioni mediamente basse porta come conseguenza quello che l'imprenditore, che poi è il vero traino, il founder, lo Zuckerberg di turno, il Travis Kalanick, ritornando al caso di Uber, con quote molto piccole, e a quel punto lui perde, se volete, lo stimolo a lavorare 22 ore al giorno a spingere l'azienda. Lavorando su questi due temi, secondo me ci sarebbero già buone opportunità a portare avanti con maggiore successo le progettualità delle startup. Grazie Meini, ha introdotto degli elementi veramente molto concreti, e chiedo la stessa concretezza agli ultimi due relatori. Massimo Ciaglia, allora, quali sono i consigli da dare a una startup per gestire questa fase di incertezza nella quale ci troviamo? Sì, beh, diciamo che ci sono consigli sia da adottare in via preventiva sia durante, no? I momenti di crisi. L'abbiamo vissuto in maniera molto forte, no? Questo inverno sotto appunto l'emergenza Covid, e adesso ahimè sembra che stiamo ritornando proprio in un periodo similare a quello che abbiamo lasciato solo 6 mesi fa. Quindi sicuramente l'attenzione per una startup è sulla finanza, questa è la prima cosa che deve salvaguardare, ossia le startup drenano cassa e vivono grazie alla cassa che hanno ancora, quindi per poter andare avanti devono cercare di preservare, no, più cash possibile, e quindi lì bisogna lavorare chiaramente con tutta una serie di azioni che siano mirate a poter mantenere, diciamo, in vita solo i canali di revenue che sono quelli che gli danno, no, una maggiore sostenibilità dal punto di vista finanziario, e magari lasciare per dopo quelli magari a minor reddito, questo proprio perché è minor utile, questo perché riescono in qualche maniera a mantenere una cassa più importante all'interno dell'azienda. Altra cosa da fare sicuramente è cercare di ridurre, no, tutti i costi impuri e tutto ciò che in quel momento può essere, diciamo, passato e bypassato in una seconda fase. Altra cosa importante, e questo vale anche per le scale-up, per le corporate, è quello della riconversione, no? Quello che in gergo tecnico viene chiamato pivot, ossia cercare di dirottare su degli altri business, su degli altri canali, quello che hanno fatto in maniera veramente sorprendente anche grandi realtà, pensiamo solo a FCA o Bulgari, che hanno riconvertito completamente nel giro di pochissimi mesi le loro linee di produzione nel produrre ventilatori o mascherine, cose che non ci aspettiamo da grandi corporate che hanno veramente dei tempi, no? Riconversione in genere molto lunghi, spesso per avviare una linea di produzione ci può volere anche un anno. Ebbene, nel periodo del Covid abbiamo riscontrato dei tempi e un'elasticità veramente al di fuori della norma, proprio prendendo spunto da quella che è
l'elasticità che hanno le startup, che invece riescono in tempi brevissimi a poter modificare proprio quello che noi diciamo pivotare il proprio business. Ecco, questi sono sicuramente due temi chiave in qualsiasi startup. Per le scale-up, chiaramente guardare all'innovazione. Prima i nostri colleghi hanno appunto nominato il concetto di open innovation, che oggi come oggi è chiave, quindi poter guardare a nuove tecnologie, nuovi settori, nuovi modelli di business che siano in grado di poter diciamo far ripartire e ricollocare, riposizionare sul mercato magari aziende che stanno in una fase di stasi e che chiaramente con uno sguardo alle startup, alla velocità di reazione delle startup possono avere diciamo armi di riscatto rispetto a un mercato altamente competitivo. Grazie Ciaglia per aver ricordato che le startup sono diventate un modello operativo anche per grandi corporate. Allora vorrei chiudere abbastanza in velocità con Francesco Cerruti. Ciaglia di fatto ha ricordato i consigli che sono stati dati da Sequoia, uno dei più grandi venture capital internazionali proprio al momento dello scoppio della pandemia. Secondo voi di VC Hub, lei è il direttore di questa nuova associazione dei VC, quali sono i prossimi passi indispensabili per supportare l'ecosistema italiano? Purtroppo le devo chiedere una sintesi un po' estrema perché siamo in chiusura. Sarà un piacere fare una sintesi, è un peccato, avrei voluto parlare di più ma cercherò di concentrare. Intanto, prima di tutto, è chiaro che non possiamo fare un festival del futuro ogni volta che dobbiamo vedere un decreto approvato, è una battuta naturalmente, ma i tempi è la cosa più importante. Io credo a livello di public policy noi dobbiamo fare uno sforzo perché soprattutto in condizioni eccezionali, quali sono quelle in cui ci troviamo adesso, i tempi siano eccezionali e ci possano essere degli aiuti concessi nel minor tempo possibile. Dopodiché, molto semplicemente, noi abbiamo avanzato tre proposte nell'ambito della destinazione dei fondi del Recovery Fund o del Next Generation, come alcuni preferiscono chiamarlo. Primo, varo di una serie di fondi nei quali il pubblico rilancia gli investimenti dei privati in principalmente quegli ambiti che sono i principali ambiti di interesse e di intervento del Next Generation, quindi sostenibilità ambientale, digitalizzazione e creazione di lavoro. Due, agevolazioni, ne parlava prima il professor Cellini, agevolazioni per chi decide di installarsi, agevolato peraltro da questo mondo, non solo a livello di investimento, evidentemente sono benvenuti, ma anche tutti quei ricercatori, solo che la European Research Center ha assegnato 436 borse di studio, delle quali 20 solamente sono andate in Italia, mentre erano addirittura 85 quelle nei confronti di ricercatori italiani. Questo cosa vuol dire? Che nemmeno gli italiani riescono a stare in Italia per operare nel proprio campo. Noi invece dobbiamo assolutamente fare uno sforzo anche di agevolazioni per attirare tutti quei talenti di cui parlavamo prima. Terzo punto, una radicale riforma del credito d'imposta ricerca e sviluppo che possa dare un ampio respiro a un settore, quello del life science, delle scienze della vita, che abbiamo visto anche quest'anno essere davvero importante, non solo per l'economia, ma anche veramente per la sopravvivenza, parliamo davvero di queste cose, insomma, della popolazione. Io ringrazio, spero di essere stato non breve, ma anche di più. Grazie Cerruti, brevissimo ed efficacissimo, sono tre punti che sposiamo appieno e come Festival del Futuro rilanciamo come piattaforma di sviluppo per tutto l'ecosistema dell'innovazione in Italia. Io ringrazio i relatori di questo panel, che sono stati Massimo Ciaglia, CEO di Gronectia, Paolo Cellini di Octo Telematics, Mauro Eccetto, Studio Torta, Massimo Pasquale, Banco BPM, Daniele Meini, New Venture Lead di PVC Italia, Francesco Cerruti di VC Hub e Angelo Colletta, presidente di InnovUp. Grazie mille per aver seguito questa sessione dedicata a innovazione e startup. Alle 16.30, dopo una breve pausa, ci sarà un nuovo panel dedicato alle prospettive economiche e industriali dell'Italia nel nuovo contesto globale. A presto.